siamo tutti un po' strani, l'importante è non avere la sindrome dell'uomo contromano. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Racconta la barzelletta dell'uomo che andava contromano che questo signore sente un messaggio alla radio. Attenzione, c'è un pazzo che in autostrada sta guidando contromano. E lui si guarda in giro e dice, uno, migliaia. Ecco, questa è un po' una stranezza dalla quale dobbiamo guardarci. Perché se è vero che siamo tutti un po' strani, bisognerebbe andare a definire che cosa sia la stranezza per capire se è qualcosa di normale o patologico. Perché la stranezza può essere anche qualcosa di giusto, di corretto, essere quel controcorrente che serve a lasciare la differenza, affermare la propria personalità. E quindi dobbiamo essere, come dice Fabio Bartoli, allo stesso modo normali e strani, per esempio, per essere efficaci nel mondo, per poter fare la differenza anche nell'ambito professionale. Normale, cioè capace di essere adeguato a quello che è il mondo, non volersi distinguere per esaltazione della stranezza, che a quel punto sarebbe patologica, ma anche diversi, diversi dagli altri, strani nel senso del non convenzionali, non conformi. Questa stranezza è quello che alla fine definisce la personalità, il carattere, il modo di imprimere, come fa un carattere appunto sulla carta, nella realtà, nella società, il nostro contributo. Ma c'è anche una stranezza patologica che oggi viene considerata invece normale, tra l'altro giocando sul termine fra normale e consueto, cioè quel voler essere a tutti i costi sempre dalla parte della ragione, qualunque cosa faccio, perché poiché nulla è più normale, tutto lo è, e quindi il mio comportamento, quale che sia, deve essere approvato. Io qui però dissento, e dissento anche fortemente, perché la normalità può essere definita e deve contenere al suo interno la diversità, inteso come non disuguaglianza, ma differenza, quello che appunto rende ricco il mondo, imprime quei caratteri diversi. Ma ci devono essere delle regole che vanno in qualche modo a delimitare il numero di variazioni possibile, di creatività possibile. Perché l'esempio dell'uomo che viaggia contromano ci dice questo. Se alla fine quella che io considero normalità, quello che io considero il mio comportamento capace di influenzare, cozza con tutti gli altri, qualche domanda me la devo anche fare. La mia stranezza allora forse non è il modo con cui imprimere un segno positivo nel mondo, ma il modo con cui sto sbagliando qualcosa. Che cosa ve ne dite? Cosa ve ne pare? Buongiorno e buon caffè.